capelli perfetti in 4 step. Oggi ti mostro una combo facile, veloce e alla portata di tutti per avere capelli sani, lucenti e in ordine in pochissimo tempo. Riduco al minimo i passaggi, giusto perché per me occuparmi dei capelli è sempre un grandissimo impegno, ma penso sia fondamentale scegliere i prodotti giusti affinché per la tua tipologia di capello il risultato sia assicurato. Noi, per esempio, in famiglia abbiamo 4 tipologie di capelli differenti e quindi adottiamo tecniche differenti. Ma in questo video ti mostro 4 step facili, veloci ed efficaci per avere i capelli sempre a posto, quindi scegliere davvero le soluzioni easy. Quindi oggi ti parlerò di shampoo, di strumenti e di accessori. Quello che fa più può fare la differenza, ma soprattutto di una grande novità, perché la Dream mi ha inviato questo phon rivoluzionario che adesso ti spiego e ti dico perché ha fatto la differenza. Ti anticipo che mia figlia, che ha i capelli lunghissimi e che si lamenta sempre sia del rumore che del peso, mi ha detto finalmente. Ora te ne parlo subito, ma prima ti voglio anticipare il primo step della cura dei capelli, che è lo shampoo. Come sai, io sono assolutamente fedele allo shampoo solido, ma so che moltissimi non amano questa pratica. Non so perché, perché io la trovo rivoluzionaria, pulisce bene i capelli, il capello è trattato bene. Però, visto che in molti non la amano, recentemente ti voglio raccontare che ho provato, perché io vado provando sempre cose nuove, lo sai, io sono veramente curiosa e questo è il segreto dello scoprire tantissime cose che magari poi cambiano il tuo modo di trattarti, il tuo modo di prenderti cura di te. Ho provato diversi prodotti della L'Oreal. Ultimamente la L'Oreal mi sta veramente sorprendendo, iniziando dai fondotinta, finendo dal mascara e provando anche questi shampoo. Allora, perché? Perché noi in casa abbiamo tutti i capelli differenti, c'è chi li ha alla cute grassi, c'è chi li ha alla cute un po' forforosi, c'è chi li ha come me molto sottili che tendono a ingrassarsi alla radice e quindi abbiamo bisogno di shampoo differenti. In realtà uno shampoo che vada bene per tutti, è una, come dire, un'utopia, perché se uno shampoo deve essere particolarmente sgrassato, particolarmente rinforzato, come me, che ho i capelli molto sottili, quindi se non uso uno shampoo, per esempio, che mi dà un po' di volume e me li, tra virgolette, ispessisce, mi ritrovo tipo con i capelli. Detto questo, ho provato queste 3 tipologie di shampoo, cioè io ne ho provata una, ma le altre persone della casa che hanno questi problemi hanno provato le altre tipologie. Queste 3 tipologie sono adatte a capelli sottili che hanno bisogno di volume, che hanno bisogno di essere, come dire, resi leggermente più doppi per avere una maggiore consistenza. Ti metto tutto giù in descrizione perché sono difficili da leggere. Sono dei bei flaconi da mezzo litro. E sono con la pompetta, quindi facili sia in doccia che in bagno, ma anche nel lavabo fai così. Questo invece è per la cute un po' forforosa, sai quando hai quelle piccole scagliette? E questo invece è con niacinamide per capelli sensibili. Dermoregolatore. Questo per dirti che ogni testa e ogni capello ha bisogno di una tipologia di shampoo dedicata. Se invece hai dei capelli normali, puoi usare uno shampoo regolare, di quelli che si usano tutti i giorni, che lava non troppo, che deterge nel modo giusto e che ti dà i risultati sperati. Se invece i tuoi capelli necessitano di particolare cura, ti invito a provare degli shampoo dedicati perché così puoi ottenere veramente il massimo risultato e poi non perdi tempo nello spazzolarli, nell'asciugarli. A proposito di asciugatura, ti voglio parlare di questo phon che mi ha mandato la Dream. Come sai, io e la Dream collaboriamo con grandissimo piacere perché è un'azienda seria e perché è la sorella minore di Xiaomi. Quindi già il nome è una garanzia. Che te lo dico a fare, quando ho visto questo, da tantissimo tempo voglio provare un phon che abbia questa possibilità e questa possibilità.
Perché? Perché tutti gli altri phone hanno intanto questo che si aggancia, mia figlia lo toglieva in continuazione oppure lo girava, doveva fare lo scatto, insomma, questa è una grandissima comodità, ma è il minore dei vantaggi. Perché? Intanto ti dico di cosa ti accorgi quando lo prendi in mano, di una leggerezza sconvolgente. Se tu hai i capelli lunghi, sicuramente avrai provato cosa significa stare tanto tempo prima di asciugare tutti i capelli. Mia figlia mi diceva sempre: mi vengono i crampi alle braccia, poi rimango con la spalla anchilosata per tanto tempo. Lei ha i capelli praticamente fino al sedere. Quindi, quando ho provato questo, mi ha detto: finalmente, finalmente un phone leggero. Leggero ma potente, perché ha un motore che va a 110.000 giri al minuto per un'asciugatura rapidissima. Quindi il connubio leggerezza-potenza è perfetto. Per quanto riguarda la cura dei capelli, emette 300 milioni di anioni per centimetro cubo. Questo permette di eliminare l'elettricità statica e di lisciare i capelli con più facilità. Non solo, ma questi ioni negativi aiutano a chiudere le cuticole dei capelli mantenendo l'idratazione. Come funziona? Puoi regolare le impostazioni di temperatura, 4 impostazioni di temperatura da questo tasto e da questo 2 velocità di flusso dell'aria. Le 4 impostazioni di temperatura sono aria calda, aria a cicli calda e fredda, aria soltanto fredda per mantenere la piega, per fissare la piega, e aria a 57 gradi costante, quindi se vuoi soltanto asciugare i capelli a una temperatura tiepida. L'ho trovato veramente pratico, funzionale, veloce, ottengo i risultati che desidero in poco tempo e quindi te ne volevo parlare. Ti lascio in descrizione il link diretto perché per il lancio del prodotto sicuramente ci sarà un'offerta speciale o un prezzo di lancio. Ritornando invece allo shampoo, dopo che hai lavato i capelli, quello che faccio io è disciplinare soltanto le punte con un termoprotettore, ma soprattutto districante e disciplinatore. Di questo me ne hai sentito parlare tantissime volte e ritengo che questo faccia veramente la differenza, perché quelle poche volte che non lo uso, io sotto le mani lo sento. E non è come il balsamo, perché il balsamo sporca i capelli. Il balsamo è proprio una patina che a lungo andare, come dire, una patina protettiva che rimane attaccata al capello e che inevitabilmente lo sporca. Questo invece è uno spray molto molto leggero che tu metti nelle lunghezze, è districante, disciplinante, ti aiuta assolutamente a fare la piega e mantenerla. Lo puoi usare anche con i capelli asciutti. Spazzola. La spazzola è fondamentale per avere dei capelli sani, lucenti e sempre a posto. Se tu non hai trovato la spazzola perfetta, ti invito a provare questa, perché questa è la spazzola dei sogni. Ho ricevuto centinaia di messaggi di nonne e di mamme che mi hanno detto: finalmente mia figlia, finalmente mia nipote non piange più quando le spezzolo i capelli, specialmente per i capelli lunghi e per i capelli doppi. Questa è meravigliosa, scivola assolutamente tra i capelli senza produrre elettricità statica, senza incastrarsi, facilissima da pulire ed è stata veramente la rivoluzione. Costa pochissimo, è fatta, mi sembra, di bambù, se non sbaglio. Ce ne sono diverse soluzioni, io ne ho trovate diverse tipologie, le ho provate tutte, ma questa è stata in assoluto la migliore scelta. C'è rosa, c'è beige, c'è azzurra, insomma li trovi di diverso tipo e ti lascio sempre tutto in descrizione. Allora, finito di asciugare i capelli, ognuno ha un modo diverso di fare la piega e io opto per due soluzioni. O la spazzola, diciamo simile Revlon. In un video dedicato avevo mostrato la Revlon, che però era molto grande. Questa, la Revlon, l'ho regalata e questa è, diciamo, una imitazione che è leggermente più piccola, ma che funziona assolutamente allo stesso modo. Quindi con i capelli un po' umidi, ma lo puoi fare anche a capelli asciutti, lei emette aria calda e tu hai la possibilità di avere due flussi di aria
poco potente, molto potente è l'aria fredda. Quindi cosa fai? Metti i capelli, li giri contemporaneamente mentre questa emette il flusso di aria e la piega è davvero un attimo, sia per chi ha i capelli lunghi che per chi ha i capelli corti. Se invece usi la piastra, prima li asciughi completamente e poi il mio consiglio spassionato è quello di usare una piastra che costa poco e ha tantissima resa, che è la piastra della Remington. Questa qua, che tra l'altro per le offerte di primavera è andata anche in offerta, quindi veramente da acchiappare al volo, costa forse non arriva a 40 euro, ma funziona che è una meraviglia. Quindi se tu sei abituata a piastrare i capelli, ti straconsiglio di provare questa perché è un attimo, si riscalda in 30 secondi e in un paio di minuti hai fatto la piega ai tuoi capelli perché non necessita di secondo passaggio. Da quando io l'ho provata, nonostante io non sia un'estimatrice della piastra, sono rimasta incredibilmente. Mia figlia la usa ogni mattina per la frangetta, quindi ti faccio capire i tempi. E quindi questa secondo me è veramente una combo perfetta per avere dei capelli sani, lucenti e sempre in ordine in quattro mosse. Spero di averti dato delle informazioni preziose. Se tu tieni ai tuoi capelli, ti invito davvero a provare a fare questa routine facile, veloce e soprattutto efficiente ed efficace. E ti ringrazio come sempre per essere stato con me fino alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video.